Fine dell'ultima partita di girone fra Cittadella e Cosenza, finita 6-3 per i ragazzi di Cittadella, partiamo dagli sconfitti. Dimmo, bella partita, Cittadella comunque partiva secondo me con i favori del pronostico, diciamo che nel primo tempo addirittura a rete inviolata eravate riusciti a resistere sullo 0-0, nonostante poi l'inizio di secondo tempo li ha fatti andare avanti, il carattere c'è stato, quindi questo secondo me può dimostrare bene per il futuro, nel senso avete sicuramente direte la vostra nella Coppa Italia e nella Minor League secondo me. Questo sicuramente è stato un calo sia psicologico che fisico. E anche il portiere che ha salvato molti gol. Assolutamente, sono il migliore in campo. Soprattutto al portiere loro. Complimenti al portiere e alla squadra. Posso dire solo in bocca al lupo. Senti, in cosa può migliorare il Cosenza? Sono il reparto difensivo, perché fortunatamente in attacco più o meno, pure il portiere siamo fortunati. È vero, secondo me l'errore è che salite un po' troppo tutti quanti, quindi non c'è compattezza, non come se mancasse un po' di schema, quindi se inserite un ottimo difensore o iniziate a muovervi un po' di meno da quelli di dietro, avete veramente buone opportunità di giocarvi le vostre carte. Faccio in bocca al lupo per il proseguo e alla prossima. Arrivederci. Claudio, vabbè, mi devi offrire una birra, questo lo sappiamo. Me la sono cavata con una. Grandissima partita, ne parlavamo, però un poco entrati in campo, diciamo, mosci, un po' scherzando, e questo si è fatto sentire. Secondo me nel primo tempo non siete riusciti a concretizzare quello che avete creato, perché le occasioni sono state innumerevoli. Assolutamente sì, il primo tempo, come dicevi tu, è finito a reti inviolate. Abbiamo fatto una gran mole di gioco, però siamo stati un po' superficiali, un po' troppo molli, come hai detto tu, quindi siamo arrivati spesso davanti al portiere. Complimentissimi al loro portiere che è stato... Si è superato. Sì. Veramente, in molte occasioni si è Insieme superato. Al vostro, veramente hanno dato spettacolo. Il nostro, che è stata la prima partita che ha fatto con noi. Ha fatto intervento sulla levare la palla sul 7. Diciamo che i due portieri sono stati un po' i protagonisti della sì, giornata. Sì, anche la cosa della bilancia, assolutamente. Poi ci siamo un po' ricompattati, abbiamo un po' capito qualche rotazione che... non ci riusciva bene il primo tempo. È uscita fuori la vostra qualità. Siamo usciti fuori per fortuna. Allora, quarto posto, chiudete il girone, quindi vi tocca la Master League per poter vincere il torneo e l'Europa League, che secondo me entrambe le potete giocare da protagonisti, quindi avete tutte le carte in regola. Quello è il nostro obiettivo, di stare compatti, ricompattarci, cercare un po' di mettere insieme i pezzi dei pezzi mancanti. Ritornerà anche il PV, quindi... Ritornerà il PV, diciamo, cioè il nostro obiettivo ora nell'immediato è mettere insieme i pezzi, così da poter giocarcela in modo appieno, insomma. No, ci sta. Bocca al lupo, Claudio, ancora complimenti. Credi.